Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che continua la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che avevamo interrotto alle ore 16:30 e riprendiamo alle ore 17. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4. Il numero di telefono è uguale, comunque non cambia assolutamente niente. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi ricordo che il numero di telefono dell'Istituto è 0338 391 0727. È una segreteria telefonica nella quale potete lasciare eventualmente messaggi. Teniamo a precisare intanto che il giorno 26 giugno alle ore 20:30 qui in sala della radio a Cadoneghe, in via Belzoni 9, che è una laterale sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero, chiaramente a Cadoneghe. Ripeto, il giorno 26 giugno alle ore 20:30 verrà tenuta una conferenza dal titolo Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista in Stregoneria. È una conferenza dibattito in cui illustreremo i nostri temi. Se volete partecipare ci farà piacere, se qualcuno viene si prepara un attimo e pensa un attimo cos'è per lui la trascendenza e l'immanenza, magari la confrontiamo, magari non siamo d'accordo, magari ci scanniamo, insomma non è importante. È chiaro che noi esponiamo il nostro e cerchiamo di far capire il nostro tipo di pensiero, però chiaramente chi è davanti ha un suo tipo di pensiero, una sua elaborazione, una sua trasformazione. Allora, ripeto ancora, conferenza dibattito il giorno 26 giugno, venerdì 26 giugno alle ore 20:30, sala radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, che è una laterale sinistra della strada del Santo, che da Castelfranco porta a Padova, chiaramente all'altezza di Cadoneghe, dopo la pizzeria Antico Guerriero. E il tema della conferenza è Trascendenza e Immanenza nel Paganesimo Politeista. Prima di incominciare la trasmissione vera e propria, scusate un attimo che... Qua. Prima di cominciare la trasmissione vera e propria, le nostre condoglianze vanno a Franco e vanno al nostro speaker, al nostro amico Renato, il quale ha avuto la perdita, subito la perdita del figlio Diego Massarotto di 25 anni. E voglio che tutti i radioascoltatori sappiano che i funerali avranno luogo venerdì 12 giugno alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura. Per cui chi vuole partecipare, insomma, sappia che il nostro amico speaker Renato per anni e anni e anni ha alimentato il pensiero e i desideri di questa radio, è sempre stato molto legato alla radio, ha sempre dato tantissimo alla radio. E chiaramente il suo dolore è il dolore di tutti gli speaker, per cui noi ringraziamo sempre Renato per il suo grande lavoro che ha fatto per la radio e siamo dispiaciuti del suo dolore, ecco. Detto questo, vi ricordo che i funerali per Diego Massarotto avranno luogo venerdì 12 giugno, domani praticamente alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura. E ringraziamo chiaramente chiunque voglia partecipare o chiunque si sente di partecipare. Ecco. Eccomi qua, abbiamo terminato le presentazioni, cominciamo con la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi abbiamo alcuni strascichi nella trasmissione precedente. L'amica Loredana mi ha chiesto la registrazione di un nastro. Io glielo porto per la conferenza, perché non sono riuscito neanche sto giro a farglielo. Però dovrebbe riconfermarmi se è la trasmissione del 30 aprile che vuole, perché io comincio ad avere dei dubbi, ormai è passato un po' di tempo, un po' mi è andato via di testa, un po' non me lo sono scritto, penso che sia comunque quella del giovedì 30 aprile. Se me lo fa sapere mi fa un favore per preparargli il nastro. Detto questo, passiamo ancora a un altro discorso.
il discorso che ci ha fatto la nostra attenta ascoltatrice sull'effetto della fusione telepatica con un gatto. Praticamente il gatto che sentiva ogni volta che l'uomo usciva dall'ufficio, e l'uomo ha sentito il gatto quando moriva e la situazione in cui il gatto moriva. Niente, voglio ricordare ai radioascoltatori che le cose considerate di un certo valore, cioè, da un punto di vista delle capacità psi, sono quelle di ordine soggettivo, cioè sono quelle che comportano la trasformazione soggettiva. Vengono considerate un valore i déjà vu, cioè le cose già viste, le cose già sentite, le cose percepite in anticipo, l'obe, cioè il corpo di energia, il corpo eterico, il corpo astrale, chiamatelo come volete, comunque la capacità di proiettare le proprie sensazioni fuori, e le esperienze NDE, cioè le esperienze di premorte. Bene, queste tre cose che sono tre elementi di carattere assolutamente soggettivo, cioè di trasformazione soggettiva, sono le uniche tre cose che vengono ritenute valide, cioè meritano di essere studiate da parte dell'università sia di parapsicologia che di psicologia. Perché sono tre cose che cioè hanno un bagaglio tale di testimonianze e un tipo particolare di testimonianze, pensate per esempio alle NDE, cioè le sensazioni di premorte, hanno ormai un livello di testimonianza fatto dai medici rianimatori, per cui uno può dire tutto lo si è inventato, però quando il numero di testimonianze arriva a superare un certo bagaglio, è chiaro che la cosa va studiata, ha una sua realtà. Che poi ci sia del condizionamento educazionale, siano altre cose da analizzare, questo è un altro discorso, però queste cose vanno studiate perché sono reali, cioè nel senso che esistono queste cose. Mentre invece ciò che è considerato non reale o comunque non pertinente a livello di sperimentazione sono tutti gli altri, tipo la telecinesi, tipo il trasporto oggetti, cioè sono considerati, non esiste, cioè gli esperimenti hanno dimostrato, ogni volta che si è fatto degli esperimenti con qualcuno, che sono in realtà dei trucchi, cioè si manifestano quasi esclusivamente dei trucchi. In effetti noi come pagani, come apprendisti stregoni, la cosa su cui mettiamo l'accento è la trasformazione soggettiva, cioè la percezione è una cosa che mi appartiene e che io uso nella mia azione, non è un qualcosa che è dato oggettivo, cioè non è che io divento potente perché riesco a capire i pensieri delle persone, per cui posso dominare le persone, questo non esiste. Però io posso essere cosciente del pensiero della persona, di come la persona si pone e utilizzare quel essere cosciente in quelle cose nella mia azione, nel mio fare, nel mio modo di vivere. Per cui anche il legame che si instaura fra la persona e il gatto, oppure fra persona a persona, oppure all'interno delle relazioni familiari, e questo accade moltissimo, sono dei legami di natura empatica, cioè nel senso che le persone vibrano assieme, pensano assieme, fanno collimare così tante cose che hanno praticamente dei pensieri comuni, sensazioni comuni. Dopodiché si creano dei veri e propri dei canali energetici, cioè linee di tensione che si aprono e diventano sempre più incisive nel fare delle persone che hanno una loro potenza. E questo è il discorso del gatto. Per cui no, questo discorso del gatto che ha fatto la nostra amica è un discorso realissimo, cioè nel vero senso della parola, cioè sono tutte cose di cui possiamo prendere atto perché abbiamo una dimostrazione soggettiva. Ripeto, io il primo esperimento che ho fatto fu un esperimento di telepatia con un lupo. Mi sono trovato delle zanne spalancate e mi sono ritirato intimorito. Però è una sensazione così netta, l'immagine così precisa, così nitida, che fu quella che mi ha portato dopo, fra le altre cose, a seguire il mio percorso di stregoneria. Dopodiché, un altro discorso che volevo fare oggi, non sono riuscito a fare, è il paganesimo del passato, per noi, è sorgente da cui si costruisce il paganesimo futuro. Noi prendiamo con il dovuto rispetto il paganesimo del passato per impedire che si identificano le società civili col sentire religiosi, cioè la società romana, lo Stato romano è una cosa, la religione, il paganesimo, il sentire romano è un'altra cosa, lo Stato di Atene è una cosa, il sentire religioso degli ateniesi o degli spartani è un'altra cosa, l'impero egiziano è una cosa, il sentire religioso è un'altra cosa. Che
che dopo ci sia stato il tentativo di usare, come a Roma, come ad Atene, come in Egitto, la struttura religiosa per esaltare l'impero, lo Stato, questo è un altro discorso. Però le due cose si scindono, cioè il paganesimo si scinde da quella che è la struttura religiosa. Dopo, col passare del tempo, la struttura dello Stato tende sempre di più ad utilizzare il sentiero religioso per avere un mandato su cui dominare le persone. Questo è un altro discorso. Però un conto è la società civile dei popoli e un altro conto è il loro sentire religioso. Questo cambia nel modo più assoluto e totalizzante con l'arrivo del cristianesimo, con l'arrivo delle prime religioni monoteiste, dove lo Stato è identificato con Dio e Dio è l'emanazione dello Stato. Cioè le due cose non sono più scindibili. Anche se il paganesimo non può prescindere dal sistema sociale in cui si manifesta, io non posso fingere di non vedere il sistema sociale con cui vivo e vedere la magia nera o la magia di libertà che in questo sistema si esprime, però ed esiste chiaramente un modo di affrontare la vita pagano ed esiste un modo di affrontare la vita cristiana, che sono due antagonisti. Nel cristianesimo il sistema sociale deve sottostare ai dogmi della verità. Per esempio, Wojtyla non può dire ci sia la libertà d'aborto, ognuno scelga se abortire o non abortire. No, lui deve fare una guerra affinché nessuno possa scegliere di abortire o non abortire, ma tutti deve essere imposto che non possono abortire. Per cui c'è una verità a cui piegare gli esseri umani. Nel cristianesimo la società non è separabile dalla religiosità, per cui tutto ciò che fanno le società, i tribunali civili sotto un regime cristiano è di fatto azione cristiana. E per quanto riguarda poi la specificità dell'imperatore Giuliano, io ho l'impressione che al di là della soggettività, al di là del suo sentire il paganesimo, Giuliano volesse essenzialmente slegare lo Stato civile dal tentativo di dominio e di controllo che era ormai messo in atto dalla Chiesa Cattolica. Cioè la Chiesa Cattolica voleva effettivamente distruggere qualsiasi altro tipo di religione e prendere in mano il controllo dello Stato. E penso che la lotta che ci sia stata non era tanto per il paganesimo in se stesso, quanto per impedire alla Chiesa Cattolica, impedire a un'altra religione di prendere il controllo dello Stato. Dopodiché che Giuliano a un certo punto avesse compreso tutta una serie di principi del paganesimo e la contrapposizione che questi avevano rispetto al cristianesimo, quello è un altro discorso. Però io ho sempre un po' di timore nel affrontare il passato, proprio perché ho paura, e delle operazioni sono già in corso, che qualcuno voglia identificare la religione pagana con la società romana o la società fenicia o la società e tenda ad mescolare le cose. E l'operazione è in corso, per cui dobbiamo stare molto attenti in queste cose. D'altronde il nostro compito è quello di costruire il futuro, per cui la nostra sorgente è il paganesimo passato, però il nostro compito è quello di costruire il futuro partendo da questo momento, dalla situazione in cui stiamo vivendo. Detto questo, io spero di essere stato abbastanza chiaro, cioè dopo eventualmente prenderemo le telefonate. E oggi affronteremo il sentiero d'oro e affronteremo tre immagini, sempre che Giove Tonante ce lo permetta, affronteremo tre immagini del sentiero d'oro e tre immagini estremamente potenti, molto molto grosse e anche estremamente complesse, per cui farò solo quelle tre immagini. L'immagine di Quirino, l'immagine di Marte e l'immagine di Liber Pater Bacco, che poi è diventato Bacco. Farò queste tre immagini oggi. E dopo vedrò di fare altre cosette. Ho pronto il libro là dell'Antonio di Padova per spiegare qualche altra cosa. E ho delle immagini della religione dell'antico paganesimo egiziano che vorrei fare una lettura di un'immagine particolare. Comunque vedremo se riusciremo a farlo, poi dipenderà dal tempo. Dunque, Quirino, la guerra a Roma era personificata da Marte. La guerra è la soluzione delle contraddizioni e attraverso questa una delle due parti deve soccombere.
a Roma Quirino è la contraddizione per la cui soluzione non sono necessari atti di guerra o di distruzione. La contraddizione si risolve sempre e comunque mettendo in moto vari mezzi per risolverla a seconda della qualità delle contraddizioni. Obiettivi, stadio di sviluppo, soggettività degli elementi concorrenti alla sua formazione. Quirino è la contraddizione che si risolve attraverso il lavoro. Marte è la contraddizione che si risolve attraverso la guerra. Sia Marte che Quirino sono forze in sé della contraddizione. Sono il riferimento delle forze e delle tensioni che il divenire della contraddizione ha messo in moto. Per alcuni popoli, Quirino era certamente la contraddizione, indipendentemente dalla soluzione che tale contraddizione implicava. Quando questa figura fu introdotta a Roma, le visioni dei veggenti avevano già diviso le contraddizioni per la qualità delle forze che spingevano in campo. La fatica per arare un campo e la fatica per uccidere un nemico si poteva sempre chiamare fatica, ma la finalità, come la qualità dell'energia e della tensione usata, sono soggettivamente diverse. La guerra implica la distruzione del nemico, il lavoro la sua trasformazione, magari riciclandolo quando possibile come schiavo. Cosa questo implicò? Se ne parlerà in altra sede a proposito del comando sociale. In ogni caso, l'introduzione a Roma di Quirino si rese necessaria per permettere ai veggenti di distinguere la qualità delle contraddizioni. Quirino fu sinonimo di cittadino. Le contraddizioni della vita agreste erano già state individuate e descritte nelle prerogative di vari dei. Mancava di definire quella forza che rendeva l'essere umano cittadino nell'espletamento delle trasformazioni dell'oggettività in cui viveva, da campagna a città. L'essere umano costruttore manipola e si relaziona con linee di tensione e forze diverse dall'essere umano agricoltore o pastore. Ogni fare dei viventi nella natura mette in moto forze, tensioni, flussi di energia vitale. L'essere cittadini ne mette in moto una qualità precisa. La visione dei veggenti era quella di un essere umano aggregato che si faceva spazio all'infinito della natura. Non era il contadino mentre chiedeva spazio a Silvano, pur essendo Silvano. Non era il pastore mentre chiedeva fauno discrezione, pur essendo egli e il suo gregge fauno. Era un cittadino mentre imponeva alla natura di farsi più in là, perché doveva lastricare il suolo di pietra, legno, marmo e cemento per costruire le sue case. Quirino è l'essere umano, e qui c'è un'elencazione. Primo, Quirino è l'essere umano mentre combatte la natura, o meglio, è l'essere umano autoproclamatosi completo, finito, all'interno del pensato della ragione, mentre svolge il ruolo per cui l'essere terra gli consentì di espandersi, di venire e svilupparsi. È l'essere umano saccheggiatore della natura e inquinatore della stessa tramite le sue immondizie, in particolar modo milioni di tonnellate di idrocarburi bruciati. 2. Quirino è l'essere umano cui tutto è dovuto soltanto per essere Quirino, per essere nato e vivere in quella città, per essere nato in quella razza o di quella re religione. Quirino concepisce la relazione con esseri umani della campagna guardandoli con atto di superiorità. Loro sono i villici, i campagnoli, i bovari. Quirino concepisce la relazione con gli abitanti di un'altra città soltanto se questi riconoscono, per necessità o per forza, la superiorità degli abitanti della sua città. Quirino è la misura 3.3. Quirino è la misura dell'unità. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito la presentazione. Speriamo un attimo. Pronto? Sì. Non prendo le telefonate finché non ho finito. 3. Quirino è la misura dell'unità e dell'orgoglio di una comunità a difesa di se stessa e dei confini. Quando questa comunità diventa Stato, formato da molte città, nazioni o impero, più per vastità che per struttura dello Stato, allora il senso di essere Quirino diventa meno importante. Quando l'impero, la nazione o lo Stato si dissolvono, l'essere Quirino è l'unica cosa a contare, l'unica cosa a trattenere gli esseri umani a dispetto delle avversità. Numero 4. Essere Quirino significa essere uguali nella comunità cittadina. Quando l'uguaglianza è estesa a tutti i popoli dello Stato o della comunità, non ha più senso l'esistenza di Quirino. Quando qualcuno in uno Stato o in una nazione, dove tutti gli esseri umani godono degli stessi diritti giuridici, chiede privilegi per una città, una regione o un territorio, scuote Quirino dal suo torpore, lo arma
chiedendo al resto della nazione o dello Stato di farsi schiava. In questo caso Quirino deve essere fermato. Solo Marte può farlo. 5. Quirino è un nodo di convergenza di linee di tensione relative ad esseri umani costituenti una città, ma solo se nel costruire quella città si mette in moto la volontà dei singoli individui legati alla sopravvivenza degli esseri attraverso la costruzione della città. Sono gli abitanti, i primi fondatori di quella città, a convogliare le linee di tensione attraverso la loro volontà e il lavoro delle loro mani. Il nodo, così formato, diventa permanente fin tanto che diventa permanente la città, acquistando più forza nei momenti di crisi, quando i livelli di vita degli esseri umani saranno in pericolo, e diventerà più tenue e leggero quando la vita della città scorrerà tranquilla. 6. Quirino è un essere complesso né per il bene né per il male. Egli è ciò che è, ciò che il fare degli esseri umani ha voluto che fosse. Quirino sa perfettamente come la sua battaglia contro la natura sia persa, in quanto la vittoria consiste nel diventare natura. I poteri dell'esistente si affiancano fondendosi e trovano una mediazione influenzandosi reciprocamente. Mai uno può soverchiare e dominare un altro. 7. Con Quirino ci si relaziona quando si diventa parte integrante di quella città, quando in quella città si mettono radici definitive. Questo vale soprattutto per gli esseri umani che non cercano la conoscenza e la consapevolezza, e pertanto cercano la protezione di un luogo capace di dar loro tranquillità e sicurezza. Numero 8. Gli esseri umani nella ricerca di conoscenza e consapevolezza si sono svincolati da Quirino. Essi si relazionano con ogni Quirino esistente, ma non si legano, diventandone parte, a nessun Quirino. Un grande Quirino è nel divenire della specie umana, quando tutti i Quirini di ogni città diventeranno un solo essere. Come la volontà e il fare umano ha costruito tanti Quirini, così la volontà e il fare umano può generare un solo Quirino. Quando gli esseri umani non alzeranno più steccati o barriere, quando tutti gli esseri umani saranno considerati uguali, quando il comando sociale non giocherà più a dividere gli esseri umani per poterli dominare, quando la città si integrerà nella natura, diventandone un continuum, quando, chissà. E questa è la visione di Quirino, ed è la visione più incasinata, più assurda che io abbia mai avuto. E passiamo ora all'altro, un altro aspetto della contraddizione, la contraddizione più forte e più violenta, ed è Marte. Marte è la contraddizione la cui soluzione si ottiene soltanto attraverso l'annientamento di uno o più elementi che, incontrandosi, hanno generato la contraddizione stessa. Marte non può essere risolto se non mediante la guerra. È un tipo di contraddizione per la cui soluzione richiede una determinazione tale da parte dei soggetti coinvolti da mettere in moto grandi flussi di energia vitale. Questi flussi si muovono come torrenti. Oggi sono asciutti e aridi. Qualche minuto dopo una valanga d'acqua si riversa a valle, travolgendo ogni cosa lungo il suo percorso. Ora Marte è quieto, ora ribolle di mille tensioni. Marte non è soltanto il rumore delle spade o il rombo dei carri armati o dei cacciabombardieri. Marte è anche lo schiaffo che uccide un essere zanzara imprudente. Marte mette in moto grandi quantità di energia vitale, e come questa viene usata per costruire, può essere usata per abbattere i limiti delle condizioni imposte allo sviluppo dell'essere. L'essere usa Marte per togliersi il condizionamento educazionale e i limiti costrittivi che l'avvolgono. L'essere, qualunque essere, usa Marte per sviluppare la propria libertà del fare, per costruire il proprio potere di essere. Il comando sociale, quando usa violenza, non attinge da Marte, ma dalla propria miseria. Il comando sociale non deve liberarsi da limiti o da costrizioni, ma costruire limiti e costrizioni, e usa la sua violenza allo scopo di ricondurre all'ordine chi lo mette in discussione. Chi, attingendo da Marte, invoca la libertà del fare. Portare distruzione non significa necessariamente distruggere. Per l'essere umano l'assoluto è il suo divenire nella natura, proiettato nell'infinito dei mutamenti. Distruggere significa, in positivo, togliere i limiti al divenire umano. In negativo, distruggere il divenire umano. Distruggere i muri non significa distruzione, perché la distruzione di un qualche cosa di fisico implica per l'essere umano un nuovo livello di adattamento. Porre limiti e condizioni alla formazione di un nuovo adattamento, questo è distruzione, in quanto impedendo o condizionando il nuovo adattamento si distrugge il divenire di quegli esseri umani.
è particolarmente viva la sistematicità della distruzione, nel peggiore del descritto, nel comportamento dei missionari cristiani. I cristiani arrivano, distruggono la cultura e la struttura sociale di quel popolo, ne distruggono usi e costumi, dopodiché impongono la propria cultura, la propria morale e la necessità della propria morale, distruggendo, generazione dopo generazione, la possibilità di quel popolo di ricostruirsi, rifondando il proprio divenire in relazione col mondo circostante. Quel popolo avrà padroni che pescheranno a piene mani della morale e dei costumi cristiani, perché questo rafforza il loro comando sociale. La morale cristiana non condannerà mai chi opererà stragi, sottomissioni, schiavitù in suo nome, in quanto da quella violenza la morale e l'etica cristiana trarranno forza per espandersi. Marte è la soluzione violenta delle contraddizioni, il cui scopo è quello di portare alla libertà chi, assoggettato a costrizioni e limiti, decide la soluzione di contraddizioni attraverso un atto violento. La forza di Marte esplode in marzo. Chi è costretto a subire condizioni e limitazioni è facilmente contenibile nei mesi freddi. Il comando sociale si è spartito la terra, autoproclamandosi padrone, possiede i mezzi con cui scaldarsi, il cibo, le case in cui ripararsi. Il ribelle non possiede questo. Deve aspettare la bella stagione per esplodere, traendo profitto dall'esplosione della natura. L'abbondanza lo libera dalla dipendenza, soggiogamento al bisogno difficilmente soddisfacibile, facendogli intravedere la possibilità di volgere a proprio favore le contraddizioni fra sé e il comando sociale. Così Marte è l'essere umano giunto all'esasperazione, la cui ultima risorsa è la soluzione delle contraddizioni del proprio esistere mediante un atto di violenza. Si potrebbe obiettare che Marte impersona semplicemente la guerra. Questa affermazione è una stupidaggine. Perché si chiede a Marte la liberazione del terreno dagli insetti, dalle calamità e dalla siccità o dalla desolazione? Ciò chiarisce il concetto precedentemente esposto. Marte non è la forza scatenante degli insetti, le calamità, le carestie e le desolazioni, ma è la forza soggettiva da cui attingere per liberarsi delle calamità, delle carestie, degli insetti, della desolazione. Queste situazioni rappresentano l'oggettività nella quale il contadino si trova ad esistere e chiede o impone liberazione da queste costrizioni, come il guerriero chiede l'eliminazione delle costrizioni poste dal comando sociale. Marte non è il dio della guerra, ma è l'essenza della soluzione del conflitto. Marte è dunque la forza attraverso la quale il conflitto viene risolto. Marte si oppone ad un'altra divinità, fra virgolette, pace. Pace è la sottomissione dell'essere umano alle costrizioni del proprio divenire. Pace è la non reazione alle costrizioni, l'assoggettamento. Pace è la divinità imposta dal comando sociale ai suoi schiavi nel tentativo di conservare se stesso. Mentre il colore di pace è il nero della disperazione, quello di Marte è il rosso della determinazione. Mentre il suono di pace è il silenzio nel deserto della coscienza saccheggiata, quello di Marte è il rombo di almeno ci provo. Ci si rivolge a Marte, diventando Marte ogni qualvolta lo scontro in una contraddizione è questione di vita o di morte. Come per il contadino, l'attacco dei parassiti, la siccità, le devastazioni erano una questione di vita e di morte, così il guerriero e il rapinatore, nell'atto di difendersi o di conquistare, era una questione di vita o di morte. L'illustrazione delle armi non era soltanto l'atto attraverso il quale si ripulivano le armi, ma l'atto nel quale si ripuliva se stessi prima di attaccare o risolvere la contraddizione, ripulire la propria coscienza di sé, prima di affrontare le contraddizioni, ripulirsi per mettere a fuoco i termini della contraddizione e i suoi limiti, ripulirsi perché chi faceva della sottomissione elemento del proprio esistere può risolvere una contraddizione attraverso la guerra soltanto come atto di disperazione, come tutti i disperati. L'atto attraverso il quale risolvere la contraddizione richiede una tale quantità di energia vitale da coinvolgere l'intero individuo. L'illustrazione delle armi è l'illustrazione di se stessi, esattamente come il sacrificio del cavallo da guerra era il ringraziamento a Marte per l'energia prestata per lo scontro. Gli esseri umani si trasformavano in Marte attraverso l'illustrazione e sospendendo la relazione con Marte attraverso il sacrificio del cavallo da guerra. La contraddizione si risolve. La contraddizione risolvibile mediante l'uso delle armi è l'ultima contraddizione, in quanto dopo la sua risoluzione, una o più parti concorrenti alla sua formazione viene distrutta o comunque annichilita. Riuscire ad affrontare questo tipo di contraddizioni
è il massimo risultato per i popoli i cui veggenti videro Marte abbracciare l'intera possibilità del divenire dei popoli stessi. Per questo motivo molti popoli si identificarono con questa visione. La visione di questo, per molto tempo, rappresentò l'anima di popoli come i Marsi, i Mamertini e i Mamurciani. Attraverso varie vicende, costoro trasferirono l'essenza della propria visione a Roma, i cui veggenti agirono per trasferirla, concentrandogli l'attenzione che gli spettava. L'attenzione, la collocazione, senza tuttavia trasferire in essa l'intera anima del popolo di Roma, come altri popoli precedentemente avevano fatto. Una linea di tensione o uno snodo può diventare il tutto per un essere, ma l'universo è comprensivo di ogni linea di tensione e di ogni essere. Come ogni essere può scegliere, così le linee di tensione scelgono e la relazione avviene sempre con aspetti specifici, sia dell'essere che della linea di tensione, mai il tutto con il tutto. Così lo scopo di Roma era il proprio sviluppo e non la distruzione per la distruzione. Ancora aleggia Marte sul mondo, anche se l'ombra nera di pace avanza minacciosa. E questa è la seconda immagine per oggi. E un attimo solo e affrontiamo la terza immagine. E rieccoci qui con la terza immagine. La terza immagine è Liber Pater Bacco, il padre della libertà. Il padre della libertà, abbiamo varie fasi a Roma della figura di Bacco, e dopo viene integrata con Dioniso, viene molto modificata. Comunque, quello che vi leggo io è la mia visione. Liber Pater Bacco, il padre della libertà, la libertà come fine dell'esistenza, la libertà negata dalle costrizioni, la libertà come movimento dello spirito al di là delle costrizioni dell'oggettività. Una libertà clandestina al comando sociale, una non interiorizzazione delle costrizioni. Tu vuoi reprimere i miei bisogni più intimi, vuoi vedermi struggere dal desiderio di non poterli soddisfare, ebbene. Io regalo a te la maschera dell'assoggettamento, ma non appena distogli lo sguardo, io soddisfo in modo sfrenato i miei bisogni. Chiunque segue o seguì una via dello sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé, conosce due cose immediatamente: la crescita esasperata della libido e la percezione delle linee di tensione. Guarda caso, di queste le prime a giungere, appena viene rotta la barriera del GH, sono le linee di tensione sulle quali la specie umana riversa le proprie angosce, tristezze e depressioni. La percezione di quest'oggettività è un atto individuale, come la liberazione da questo è un atto individuale. Questo è Bacco, questo è Liber Pater. Che la liberazione sia una sbronza colossale, con tutto quanto implica sul corpo di energia vitale dell'individuo, o un'orgia vietata dalla morale o dall'etica imposta dal comando sociale ai fini dell'identificazione dell'individuo in Bacco, è irrilevante. Diventa rilevante invece quando l'individuo attinge da Bacco, se la sua libertà o ubriacatura, in quel momento è un atto in cui sfogare la propria liberazione o se quell'atto è quello del guerriero mentre chiede un attimo di riposo e di rilassatezza. Quell'atto è un atto di libertà o è assoggettamento di altri individui a quali si ruba il loro essere per soddisfare se stessi. Bacco è ubriaco, non scemo. Bacco è eccitato, ma non cerca un buco qualunque. Bacco è disperato, ma non si suicida né con l'alcol né con l'eroina. Qualunque cosa faccia Bacco rinnova se stesso. E quando gli esseri danno e attingono da Bacco, diventano più forti. Quando in Bacco si perdono, si annullano. Non esiste una libertà per l'individuo al di fuori del contesto sociale in cui vive. Possono esserci dei momenti, degli istanti, nulla più. Quando il desiderio di prolungare quegli istanti soggioga l'individuo, costui non ha più divenire, aspetta soltanto che la morte avvolga il corpo fisico e che la propria energia vitale si disperdi nel vento. I disperati cercano Bacco. Per essi egli è come un'iniezione di morfina, fatta al moribondo terminale per alleviare i dolori, ma la disperazione continua ad avvolgerli. Sono ossessionati, riproducono all'infinito quel momento, ma ogni volta è peggio. È ciò che usano per cercare la libertà come assenza di costrizioni li ha resi dipendenti da sé. Essi, nella ricerca della libertà dagli affanni del mondo, sono diventati schiavi di un oggetto o di un fare. Bacco vive nell'ubriacatura. Quanto succede nel mondo circostante non gli interessa. Il vino ha soggiogato Bacco?
Il comando sociale si chiede chi è Bacco? Erano mani dalle quali attingere il lavoro? O era qualcuno che si ribellava al nostro diritto di appropriarsi del suo lavoro? Nel primo caso, ecco il comando sociale stracciarsi le vesti, invocando controlli più severi onde impedire la diffusione di sostanze tanto nocive. Nel secondo caso, ecco il comando sociale comprendere ragioni di disperazione e disposto alla tolleranza nei confronti delle sostanze, comprendendo i motivi di dipendenza di quei disperati. Nel 186 a.C. il comando sociale scatenò una repressione nei confronti di Baco, Senatus Consultus de Baccanalibus. Il comando sociale temeva di perdere schiavi al proprio uso e consumo. Fu prodigo nel distribuire eroina per distruggere il Black Panther Party e il movimento nero di liberazione. Fu prodigo nel distribuire alcol per annientare la resistenza dei pelerossi americani. Fu prodigo nell'organizzare tre guerre per diffondere oppio in Cina, onde indebolirne la resistenza e trasformare quel paese in una colonia di schiavi a disposizione dei missionari cristiani. Bacco aleggia sul fare umano e non ammette abbandoni. Bacco afferra e coinvolge, sempre e comunque. Sta all'essere umano scegliere se farsi coinvolgere dal respiro di libertà o perdersi nella sua illusione. Bacco propone se stesso. Gli esseri umani ne afferrano il lato che preferiscono, mentre il comando sociale, come sempre, agisce per conservare ed affermare se stesso. Si vedrà nell'insieme come libertà non è appiattibile su Bacco, ma è oggettività di Bacco. Mentre Bacco ignora l'oggettività in cui vive, libertà è l'oggettività avvolgente Bacco. Mentre Bacco è fuga dalle costrizioni, libertà è l'atto del superamento lungo la via del sé delle costrizioni. Bacco non è libertà, ma è il desiderio che induce l'individuo a cercarla. La relazione fra sé e la soggettività determinano nel soggetto scelte e modi con cui rapportarsi onde giungere alla libertà. Bacco può tranquillamente essere definito il padre della libertà, perché distribuisce il gusto della libertà e nello stesso tempo, come un padre, è pronto a bloccare in sé stesso il cammino verso la libertà. Sconfiggere il padre è una garanzia per il figlio di continuare la ricerca della libertà. Il padre uccide lo sviluppo del figlio quando il figlio si perde nel padre. Il figlio non può pensare se stesso come un figlio, deve pensarsi come una coscienza di sé, il cui scopo è sviluppare il proprio potere di essere, e questo include la ricerca della libertà contro ogni ostacolo. Quando assaggiamo la libertà, ne divento avido. Prendo quell'avidità e la metto nel ricordo da cui attingere nei momenti di sconforto, poi serro i pugni e pianifico, per quanto mi è possibile, il cammino verso la libertà. Questa è la visione di libertà. Scusate un attimo, questa è la visione di Liber Pater e Bacco. E queste sono le tre visioni del sentiero d'oro di oggi. Prossima volta, il prossimo giovedì, continueremo con la visione di Mani, la visione di Nettuno, Saturno e probabilmente faremo Cerere e Flora. Staremo a vedere un attimo. Questo è quanto per oggi. Sì. Scusate un attimino che c'è un problema di uragano. Qui c'è una grandine che sta sfondando le automobili. Staremo a vedere cosa succede alla fine di questa grandinata incredibile che sta scendendo. Vediamo un attimino cosa dice la Devotio delle tre immagini di cui abbiamo parlato oggi. Prendiamo la prima immagine, che è Marte. Nella Devotio, che abbiamo accennato come contrapposizione alla preghiera cristiana, cioè alla sottomissione data dalla preghiera, ed essere diventa Marte, cioè l'individuo si fa Marte, cioè l'individuo per trovare il Marte fuori da lui deve trovare il Marte dentro di lui. Marte insegna all'essere che il divenire si fonda sulla soluzione delle contraddizioni. Quando ogni soluzione è sbarrata, solo la guerra può risolvere la contraddizione. E questo è la Devotio. Vediamo cosa dice la Devotio de Bacco. È sempre fatto che conduce l'essere, cioè l'individuo è sempre un divino, è sempre un dio, è sempre fatto. Ogni individuo si fa fatto nella misura in cui esercita la sua volontà. Dunque, fatto conduce l'essere, l'essere diventa Bacco. Bacco insegna l'essere libertà.
e cosa insegna della libertà? Quando la disperazione nell'inseguirla lo inchioda, meglio la disperazione di una bottiglia che consegnarsi complice al distruttore. Cioè, meglio la disperazione di lasciarsi andare, di lasciar perdere tutto, che non diventare noi stessi dei distruttori. E veniamo un po' alla terza immagine, quella di Quirino. Cosa ci dice la Devotio? Fatto conduce l'essere, e l'essere è la presenza di Quirino. Quirino è oggetto in sé, è divino in se stesso. Cioè, il Quirino è l'essenza della città. Ma l'essere impone la sua volontà a Quirino, cioè non si sottomette a Quirino, ma impone la sua volontà. E Quirino insegna all'essere come il costruire città sia per la sua grandezza, anche se questo limita Fauno e Silvano. Cioè Quirino dice: io sono un tuo strumento, sono uno strumento attraverso il quale tu puoi costruire il futuro. Dunque devi usarmi come Quirino, devi usarmi per costruire la città, per costruire il tuo futuro. Anche se questo può danneggiare Fauno e Silvano, ma esiste sempre un equilibrio nelle cose. E questo è quanto ci dice la Devotio di questi tre personaggi. Andiamo avanti. Abbiamo finito col Sentiero d'Oro, e finito col Sentiero d'Oro ci prendiamo alcune cosette di cui avevamo accennato prima. Cosa ci prendiamo? Ci prendiamo una immagine dell'antico paganesimo egiziano. Parlo solo dell'immagine, perché altrimenti sarebbe un po' troppo lungo da dire. L'immagine è fatta più o meno in questo modo. Dunque, l'immagine intanto è tratta dalla cosmologia, vediamo un attimino, dalla cosmologia ermopolitana. Cioè, praticamente c'erano tre modi di vedere la nascita del mondo, la nascita dell'universo nel paganesimo egiziano. Solo che non sono tre modi di vedere la nascita della cosmologia, del cosmo, della vita, ma erano tre modi da cui far partire l'esistenza della vita. Nella cosmologia ermopolitana noi abbiamo tre personaggi fondamentali. Abbiamo Su, Geb e Nut. Attenzione, le parole non hanno valore nel paganesimo. Nel paganesimo noi usiamo le parole perché sono riferite alla religione egiziana. Però quando io vado a vedere le immagini, cosa vedo? Nut. Nut è l'infinito stellato. Nut è l'universo. Nut è ciò che mi sta sopra. Però non è il cielo stellato, perché Nut è tenuta lontano da Geb. Ma Geb è il pianeta Terra. Geb è la coscienza della Terra. E fra Nut e Geb c'è una forza che le distanzia, ed è Su. Attenzione, Geb è la Terra, Nut è l'infinito, e Su è la forza che sta fra l'infinito e Geb. Ora, leviamo via il termine di infinito e chiamiamo l'atmosfera. Noi abbiamo una coscienza di sé che è il pianeta Terra, abbiamo una coscienza di sé che è l'essere natura, e abbiamo una coscienza di sé che è l'atmosfera. Ebbene, questa trigonomia noi la possiamo usare proprio per leggere il nostro pianeta. La coscienza di sé del nostro pianeta al di là della rappresentazione che noi nel paganesimo facciamo. Per esempio, ci sono dei pagani che, anziché pensare alla Terra come Geb, cioè come coscienza di se stesso, preferiscono pensare alla Terra come terra madre, come terra generatrice. Cioè, in pratica, come terra, che Geb è una figura maschile, mentre invece la terra madre, che pensano loro, è una immagine femminile. Bene, però la terra è una coscienza in se stessa, cioè è una coscienza che tende al proprio divenire e alle proprie trasformazioni, per cui non ha un sesso se non per gli occhi di chi guarda. Cioè, se io lo guardo dal punto di vista femminile, cioè la terra che genera figli, che genera la natura, posso dargli una immagine femminile,
Ma se io penso all'essere terra come figura, come coscienza che trasforma se stessa nell'infinito dei mutamenti, per cui si costruisce le condizioni migliori per seguire questo cammino, e per costruirsi le condizioni migliori una delle cose che fa è quello di generare la natura, io a quel punto non posso considerarla dal punto di vista femminile perché non genera, ma devo usarla come figura maschile perché attraverso i mutamenti. Perché questo? Perché i miei occhi sono occhi maschili, non sono occhi femminili. E siccome non sto vedendo un atto femminile, cioè un partorire la natura, ma vedo una trasformazione, vedo la trasformazione attraverso i miei occhi. Per cui è giusta questa immagine di Geb dal punto di vista maschile, perché non è l'essere terra generatore, ma è l'essere terra del mutamento. Nello stesso tempo però c'è su. Su è l'essere natura, e l'essere natura sta fra il cielo e la terra, cioè sta fra due coscienze diverse. Perché? Perché la terra dà energia vitale, dà potenza. Allo stesso tempo, l'energia vitale che dall'essere terra va nello spazio, va nel cielo, passa attraverso l'essere natura. Quindi questa immagine che noi abbiamo del paganesimo egiziano, la potremo usare pari pari per metterla all'interno del libro dell'Anticristo. Vediamo un attimino solo. Pronto? Sì? Ciao, sono Giorgio. Dimmi. Non ho capito niente. Vabbè. Io sono mica tanto intelligente, ma sono una complicatissima sta faccenda No, vabbè. però. Sì, vabbè, proverò un attimino a riprendere, ma è infatti molto complicata. È infatti molto complicata Forse per perché. menti eccelse come la tua, perché No, non no, è. non Non è. credo, non ci capisco un No, cazzo. no, non è una mente eccessa, guarda, è più semplice di quanto forse mi sia fatto capire. No, sono io, sai che sono un po' No, così. no, no, non ti preoccupare, forse non mi sono fatto capire abbastanza bene, anzi, no, probabilmente, sai cosa ho fatto? Ho saltato tutte le immagini che dovevo dire prima, capisci? Tutte le cose che dovevo dire prima. Comunque cercherò di fare del mio meglio, magari seguendomi un po' alla volta riesci anche a capire i miei salti e le mie Ma io incomprensioni. scrivo anche, prendo appunti di tutto quello che dici. Se poi mi risulta così incredibile quello che ho scritto, non so. Ciao! Ciao, grazie. Ciao. No, in effetti io sono andato a fare la lettura, scusate un attimo, io sono andato a fare una lettura di un'immagine, di un'immagine egiziana, e ho tentato di tradurla nei termini, non penso se la ritrovo perché l'ho persa e non ho neanche lasciato il segno. E ho tentato di tradurla nei termini con cui ho letto il libro dell'Anticristo, cioè per tentare di far capire l'uguaglianza che c'era nei vari paganesimi delle cose, cioè il sentire che noi abbiamo oggi come oggi è lo stesso sentire che c'era 2000 anni fa, perché le cose non sono cambiate. Vi do un'altra telefonata. Pronto? Claudio, Sì, ciao. ciao, ciao, sono Loredana. Ah, ciao. Ascolta, allora intanto ti confermo per la data della 30 registrazione, se puoi registrarmi. aprile, Sì, sì. è proprio quella. E la trasmissione del pomeriggio, però, quella Sì, delle 6, ho mi capito basta questo. quella, insomma, se mi Sì, fai un sì. favore, poi No, non quello ti che preoccupare, ti apporto per la conferenza. è. Sì. Poi volevo dirti una cosa, no? Tu parli tu di queste figure, tu rappresenti praticamente. Queste si possono chiamare divinità, non so, tensioni, come le Sì, chiami? puoi usare chiamare, usare divinità, va Ecco, benissimo. e tu le raffiguri, no? Come esseri umani, Sì. li fai, li antropoformizzi, insomma, no? Perché Cioè, non ho altro modo per farmi capire? sì, però a me è successo, adesso ti spiego una Sì. cosa che è successa a me, che ero a letto praticamente, no? E però non ero né sveglia né addormentata, ero in uno stato intermedio, diciamo, non ero né sveglia né addormentata. E non so in che stato ero, però non so dirti io. A un certo punto io ho l'armadio di fronte al letto, no? E ho visto, guardando l'anta dell'armadio, come una forma, aveva la forma di una grandissima losanga, no? Cioè grande quanto tutto l'armadio, diciamo, no? E questa losanga era ricoperta di un tessuto scuro, di un tessuto nero, no? Sì. Tutto increspato. Cioè, simbolicamente poteva rappresentare l'organo femminile, insomma, non so, ecco.
E da questa losanga a un certo punto è uscita una figura, una vecchia come, no? Molto arzigna, cioè, ma spaventevole come, come aspetto, no? Cioè proprio una roba, una vecchiaccia, insomma. Ma anche, cioè non lenta nei movimenti, era, come dire, molto arzilla, insomma, no? Era potente, non so. E io so che ero tutto di un sudore, tirato anche un urlo. E, per me, e la cosa che a me è venuta in mente era la morte, insomma, non so se ho avuto una visione se, o cosa sia stata questa cosa, non me lo so spiegare, so che è stata una cosa che mi ha spaventato parecchio. Scusa, tu stai tentando di praticare un po' di sognare? No, io no, cioè mai. Questa cosa io non l'ho né cercata, né voluta, né niente, insomma, cioè ero lì che non ero ancora addormentata e non ero però sveglia e a un certo punto... sull'armadio mi è successo di avere questa cosa, insomma. Ma guarda, sei stata fortunatissima, eh? Perché? Beh, non l'hai descritta come la Madonna, però vuol dire che sei abbastanza potente. Cioè, una vecchiaccia, stata... arcigna, questa qua era aggressiva, cioè questa qua si muoveva. È esattamente come sei tu. Cosa? Io? Quella lì? Vecchia, arcigna, scattante. Io sono quella roba lì? Pronto? Sì, sì, ti sto ascoltando. Adesso mi viene da ridere, però cioè, io dentro di me un'altra immagine di me stessa, dopo se non lo so. Comunque metto io sono quella roba lì. Metto no, giù ma pensaci, no, il problema è questo, no? Che sì. Io non posso sapere né se tu hai avuto quell'immagine, non, chiaramente non posso neanche sapere che tipo di immagine è, e neanche lo stato d'animo in cui eri, e non so neanche l'alterazione della percezione con cui tu l'hai sentita, e non ho visto neanche il posto, per cui non posso assolutamente dirti niente come, come dato di fatto, no? Però dal tipo di cose che hai proiettato mi viene in mente la prima volta che io mi sono trovato le mani nel sogno. E siccome avevo letto in Castaneda che lui aveva trovato le mani da vecchio, e io la prima volta che mi sono trovato le mani nel sogno erano mani da vecchio, secche e tutte come tagliate, sai, con venite, sì. Ecco. E era quello che ero io in quel momento, cioè se io non cominciavo il mio percorso di stregoneria ero in quella situazione. Allora adesso che mi hai parlato di aver avuto quella visione, siccome so che sei abbastanza leggera queste cose, cioè nel senso che hai una certa sensibilità, allora mi è venuto in mente quello che è successo a me mentre facevo, cioè, nel mio percorso di stregoneria, cioè se faccio dei parallelismi, capisci? Sì. Cioè, ascolta, per cui non posso Claudio, sapere quello che scusa, tu mi dici. Scusa un momento, posso mettere giù, mi parli per telefono? D'accordo. Per radio, va bene? Ciao. Ok, grazie. Ciao. Cioè, il problema è questo. Quando si tratta delle trasformazioni soggettive, a meno che una persona non sia uno stregone molto più potente di me, cioè che sia un stregone vero, non un apprendista del cavolo come sono io, è abbastanza difficile andare a leggere le situazioni soggettive che si presentano alle persone. L'unica cosa che è possibile fare è affiancare quello che succede alle persone e metterlo in parallelismo a quello che è successo a me. E allora dai due cose si può vedere, chiaramente siccome le cose non si riproducono mai come immagine, si riproducono però come sensazioni, cioè io mi sono dato il messaggio in quel momento, quando mi sono trovato le mani in sogno, guarda che sei vecchio, stai crepando, se tu non fai un percorso di stregoneria, non riattivi la tua energia, ormai sei in declino. E questo tipo di cose ho già trovato sia in Castaneda sia in altre persone, cioè a un certo punto della nostra vita si arriva a un punto in cui c'è un cambio di velocità, cioè è necessario prendere nelle proprie mani la propria vita. Bene, siccome noi abbiamo dentro un Dio che cresce, abbiamo un'energia vitale, abbiamo una consapevolezza che va al di là della ragione, questa consapevolezza ci lancia dei messaggi e utilizzando il mondo che ci circonda, perché il mondo che ci circonda ci chiama, ci vuole vivi, ci vuole che noi costruiamo noi stessi, va a combinare le cose. Ora, io l'ho fatto nel sognare, tu l'hai fatto in uno stato psichico che probabilmente è molto vicino al sognare e le cose non credo che siano molto diverse. E ti torno a ripetere, faccio un parallelismo con quello che è successo a me, per cui non sono in grado di sapere se è successo, come è successo, quando è successo, in che condizioni eri, la tua psicologia, cioè, tutte queste cose io non le conosco, posso fare soltanto questo e basta.
Andiamo avanti ancora col discorso, e poi per quanto riguarda il discorso delle immagini antropomorfiche, no? Cioè delle idee antropomorfiche, purtroppo noi dobbiamo parlare, anche in conferenza dirò alcune di queste cose, cioè noi dobbiamo descrivere quello che la percezione ci lascia, cioè se io percepisco il cielo come coscienza, io devo usare qualcosa per riferirmi a quello che ho visto senza chiamarlo cielo, perché il cielo lo vedo tutti i giorni. Allora devo distinguere ciò che percepisco, il potere, la consapevolezza di ciò che percepisco, alterando la percezione, da quello che è invece la vita di tutti i giorni che respiro all'interno del quale mi muovo. E le due cose devo dividerle. Quando io le due cose devo dividere e devo rappresentarle, sì, posso usare termini filosofici, tutto quello che vuoi, però... alla fin fine dopo proietto sempre me stesso, cioè ho sempre una ragione e delle figure da fare, per cui sono sempre costretto a definire quello che dico. Quando definisco quello che dico vado a costruire un'immagine, purtroppo non c'è niente. L'importante è che le persone non si sottomettino a quell'immagine, ma afferrino alcuni elementi di quell'immagine e costruiscano la loro immagine. Questo è importante. Dopodiché io non posso andare fuori da quello che sono. Io dovrei chiudere qui la trasmissione, ma non vedo nessuno che arriva e come solito andrò avanti ancora un 10 minuti e poi chiuderò la trasmissione. Torniamo un attimino al discorso prima che avevo fatto. Allora, io ho una pittura, ho una rappresentazione in cui ho Jeb disteso per terra. Ho Su con le braccia alzate, che sorregge Nut, che con i piedi e con le mani va a circondare Jeb. Ora, Nut è il cielo. Su è ciò che distanzia il cielo dalla terra, e Jeb è la terra come mutamento. Per cui, alla fin fine, quando io leggo questa immagine, questa pittura trovata nei sarcofagi, che mi danno la testimonianza di quella che è la cosmologia egiziana, un certo momento della cosmologia, perché dopo abbiamo dei momenti precedenti e dei momenti seguenti, io ho la rappresentazione del cielo come coscienza, la natura come coscienza e la terra come coscienza. E queste immagini io le posso prendere pari pari dal libro dell'Anticristo. Cioè nel libro dell'Anticristo sono le stesse cose, cioè quello che ho percepito io, quello che io ho trovato come visione, come alterazione della percezione, ebbene, è la stessa degli egiziani, è la stessa dei greci, è la stessa dei romani ed è la stessa dei popoli nordici. Qual è la differenza? La differenza è lo strato culturale con cui andiamo ad affrontare le cose. Vediamo un attimino. Pronto? Cioè, lo strato culturale con cui andiamo a affrontare le cose ci dà una descrizione diversa l'una dall'altra. Se io scrivo di filosofia come scrivono gli occidentali, uso delle terminologie come le usano gli occidentali per definire la stessa cosa. Se io voglio fare una rappresentazione di quello che io percepisco, uso un altro modo. Se io sono un cimbro oppure un celta, uso un certo modo di rappresentazione e le cose che vanno a rappresentare sono quelle che mi circondano come cimbro, come celta. Se invece sono un egiziano, le cose che mi circondano sono quelle caratteristiche della società egiziana, per cui le rappresentazioni, gli oggetti che rappresentano, sono proprie di quella cultura. E così per quanto riguarda la Grecia, per quanto riguarda la Mesopotamia, cioè ogni paganesimo ha la sua modalità di rappresentazione, però ciò che rappresenta non è altro che ciò che è comune ad ogni paganesimo. Per cui ricordiamoci sempre, nel paganesimo non c'è una verità da imporre, c'è una libertà da percorrere, una libertà della percezione, un sentire, un liberare il sentire. Cioè, l'immagine che tu hai avuto, per esempio, della vecchia che ti viene fuori, è un rafforzamento, cioè è un invito a liberare la tua percezione. Non avresti avuto questo invito di liberare la tua percezione se avresti visto, anziché vedere la vecchia che usciva da una vagina, non avresti visto, non so, la Madonna che ti dava il messaggio del Dio mettiti in ginocchio, o non avessi sentito altre cose che ti sottomettevano. Ecco, allora effettivamente avevi comunque alterato la percezione, però eri già in punto di morte, cioè in pratica stavi già arrivando alla tua distruzione.
mentre invece questa immagine, e ti dico, riportandola al mio vissuto, al mio percorso, è un invito a scuotere te stessa, cioè è un invito a percorrere il tuo cammino di libertà. Ok, io qui adesso chiudo la trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, il numero di telefono è uguale. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi invito chiunque ne abbia desiderio, chiunque ne abbia affetto, chiunque ha provato qualcosa, rispetto al nostro amico speaker Renato, che ha perso il figlio, e domani alle ore 15:30 c'è il rito funebre che verrà officiato nella chiesa di San Bonaventura, Castagnara vedo qua, e dall'altra parte mi ha detto Cadoneghe. Non so, io non conosco queste chiese, non so dove siano in questa zona. Però vi ricordo, per il nostro amico Renato, i funerali del figlio si svolgeranno domani alle ore 15:30 presso la chiesa di San Bonaventura. E ancora il nostro affetto all'amico Renato. Detto questo, vi ricordo che terremo una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria, qui a Cadoneghe. Sarà una conferenza dibattito venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20:30. Allora ripeto, venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20:30 in sala Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe Padova. È una laterale di sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero. Farò una relazione di 10 minuti e un quarto d'ora in cui spiegherò il concetto di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Un'altra integrazione la farà Francesco e poi daremo il via al dibattito, e il dibattito sarà ciò che sarà. Vi aspetto tutti quanti. E inoltre, per finire, un molto affetto per Franco e la perdita del nipote. Condoglianze, insomma, niente, mi spiace per sua sofferenza. Detto questo, finiamo tutto e ci rivediamo giovedì prossimo alle ore 15:30 da Radio Gamma 5 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e grazie per l'ascolto. Resterò qui ancora in radio finché non arriva qualcuno mettendo su un po' di pubblicità, per cui se qualcuno vuol telefonare in privato mi può trovare mentre metto su un po' di cassette. Arrivederci e buona serata.